Terza giornata del massimo campionato femminile di pallanuoto, il Città di Cosenza espugna il Palapallanuoto di Pescara con il risultato di 16-12, questi i parziali a favore della squadra ospite: 4-5, 3-4, 1-3, 4-4. Miglior marcatrice del Pescara Pallanuoto, Chiara Ranalli, 6 reti, ma è soltanto un dato statistico perché ne parliamo con il coach Tommaso Cianfrone, quello che interessava sono i punti, erano e sono i punti. Punti che non sono arrivati, la statistica ci dice anche che abbiamo sbagliato tantissimo con l'uomo in più, è stata la chiave della partita, non le ho ancora contate, ma credo siamo sui 15-16 espulsioni a favore per averle realizzate forse 4. La chiave della partita è stata quella, soprattutto aver sbagliato tantissimo in attacco. La difesa l'avevo improntata in quella maniera, abbiamo preso anche qualche gol che potevamo benissimo evitare, però se non facciamo gol quando ce n'è un'occasione, ci lavoriamo tanto per procurarci l'espulsione, trovare la superiorità numerica e poi non la mettiamo dentro, è tutto lì. Noi siamo in fase di rodaggio, però questo alibi deve finire, dobbiamo lavorare costantemente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, per trovare all'errore la soluzione. C'era curiosità per l'esordio in casa delle due atlete asiatiche, la giapponese Miku Koide e la cinese Jing Zhang. Un giudizio? Lo trovate un giudizio positivo, la Zhang ha fatto anche qualche gol, è normale che deve entrare ancora nei meccanismi della squadra. Mi aspetto però molto e tanto da tutte le altre,